tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Brawl Stars. E oggi, come avete letto dal titolo, siamo tornati nella rubrica dei nuovi possibili aggiornamenti. Io ho visto che vi stanno piacendo davvero tantissimo, quindi superiamo gli 8000 mi piace per un prossimo video di questo genere. So che potete farcela. Io intanto sono super abbronzato e sto scoppiando, ma questi sono dettagli. Cominciamo subito. Allora ragazzuoli, partiamo dalla prima immagine, ovvero scegliere il tema. Quindi un nuovo bottone all'interno delle impostazioni dove si può scegliere un nuovo tema, incluse anche le musichette. Quindi si può scegliere il tema di default, quindi quello che c'è sempre, oppure i vecchi temi come l'anno nuovo cinese, la settimana d'oro, il tema di Pasqua e infine il tema di Clash Royale. Ma oltre a questo potrebbero aggiungere anche nuovi temi che ovviamente devono creare, in modo da personalizzare sia la schermata principale di Brawl Stars e anche le varie musichette e metterle ognuno a suo piacimento. Secondo me quest'idea ci sta tantissimo. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, l'iscrizione al canale abilitando la campanellina, perché alla fine del video vedremo due nuovi brawler. Ma adesso raga, passiamo al prossimo punto, ovvero gli eventi speciali. Infatti per adesso come eventi speciali ce ne sono di due tipi: quelli a tema robot, ovviamente nel fine settimana, come Robo Assalto, e la modalità Mega Brawler. Ma secondo me è arrivato il momento di rivoluzionare questi eventi speciali, perché ce ne sono solamente di due tipi e dopo un poco possono stufare, e quindi aggiungere altre modalità, come potete vedere da questa schermata, come la modalità duello e la modalità dodgeball, che sostanzialmente consiste nel colpire gli avversari con un pallone per eliminarli e cercando a propria volta di non essere colpiti. E la cosa interessante, come potete vedere da questa schermata, è che potrebbero dare anche dei premi invece di dare solamente i gettoni per ottenere i box come quello che abbiamo attualmente. Quindi in base alle nostre vittorie riceveremo delle ricompense, più o meno come i tornei che vediamo adesso su Clash Royale. Quindi per entrare e per partecipare bisogna spendere delle gemme, anche se spero che la prima entrata la mettano gratuita, e più vinciamo e più otteniamo ricompense e possiamo fare al massimo 3 sconfitte. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Secondo me ci starebbe davvero tantissimo, non per forza queste due modalità, duello oppure dodgeball, ma creare delle nuove modalità con degli obiettivi in modo che si possano ottenere delle ricompense. Adesso passiamo ad un tra virgolette abbellimento del gioco, quindi creare delle nuove schermate nella scelta dei brawler. Devo essere sincero, la Supercell ci sa fare davvero tantissimo a livello grafico, però ci sono due tasti dolenti: la scelta dei brawler, quindi la schermata quando selezioniamo un brawler, e la schermata di fine partita. Quindi andare a modificare queste due cose andrebbe ad abbellire ancora di più il gioco. Qui ho trovato uno screen dove c'è una nuova schermata per la scelta dei brawler, in questo caso abbiamo Shelly, dove all'inizio abbiamo la descrizione, poi abbiamo i danni che fa con il suo attacco normale, la sua super, l'abilità stellare e infine i punti che abbiamo attualmente e le monete che ci vogliono per potenziarla, in questo caso a livello 9. E raga, questa schermata è davvero molto semplice, molto bella visivamente e ci sta tantissimo. E a sinistra appunto possiamo scegliere anche la skin che vogliamo selezionare. Anche questo qui mi è piaciuto tantissimo. Ma adesso ragazzoli, siamo giunti ad uno dei miei momenti preferiti che troviamo in ogni video di questa rubrica, ovvero le idee delle nuove skin. Ne ho selezionate 5, un bel pollicione in su mi raccomando ragazzuoli, e andiamola a vedere. Partiamo dalla prima, la più bella, ve la voglio mettere proprio diretta ragazzuoli: Beryl leggendario. Cioè raga, è troppo bello, è troppo figo sto Beryl leggendario. Praticamente è ricoperto da un baule leggendario e a posto dei suoi due fucili a pompa ha due scintille. Cioè è un qualcosa di fantastico. Ovviamente se lo devono aggiungere in game lo dovrebbero modificare un pochettino, perché a primo impatto, proprio a prima vista, non sembra un Beryl. Però come idea di base mi piace tantissimo. E guardate le sue scarpe ragazzuoli, vanno a richiamare l'elmo del principe nero. Mi piace tantissimo ragazzuoli, ormai lo sapete, io ho proprio un debole per le skin a tema Clash Royale. Passiamo alla prossima, Backstreet Penny, quindi Penny di strada. Mi piacciono molto i suoi dettagli, quindi ha tipo delle bombolette, e la sua arma è una specie di pistola che lancia, credo, la pittura che si trova in quella specie di sfera. Il suo mortaio anche molto interessante, quindi una sfera che va a lanciare la pittura, quindi va a richiamare la sua arma principale. E poi molto carina con il cappellino, capelli celesti, la sua felpa. Mi piace tantissimo anche questa qui.
La prossima, ragazzuoli, Corvo Ninja, questa qui se la aggiungono io la shop, ovviamente, come anche quella lì di Beryl, raga. Cioè, le skin a tema Clash Royale le devo prendere per forza, le devono aggiungere. Molto interessante anche questa qui di Corvo, perché appunto ho sbloccato Corvo, quindi ci sta avere una skin. Spoiler, appena posso registrerò un video con Corvo davvero molto interessante. Rimanete sintonizzati iscrivendovi e attivando la campanellina. E nulla da dire, raga, mi piace lo stile, mi piace come skin Corvo tema ninja. Ma vediamo una cosa, in quanti di voi, ragazzuoli, si ricordano King Frank, quindi Re Frank? Ci feci già un video qualche mesetto fa e adesso, raga, hanno ricreato Re Bull. Anche questa qui, raga, fantastica. Infatti i due brawler che ci starebbero benissimo a tema re di Clash Royale sono o Frank o Bull. Quindi devono darsi da fare, devono aggiungere o Frank o Bull per forza, ragazzuoli, a tema Clash Royale. Passiamo alla quinta ed ultima skin, ovvero Spike Baseball. Ci sta tantissimo, ragazzuoli, e lancia le palle di baseball al posto delle sue spine. Poi è troppo figa con la sua maglietta, la sua divisa, il cappellino al contrario, si vede anche il capello che esce di qua. Ma adesso siamo giunti alla fine del video, dove vi mostrerò due nuovi brawler. Mi raccomando, tenetevi pronti, sedetevi sul divano, preparate dei popcorn. Passiamo al primo, ragazzuoli, ovvero Octavio, che è un polpo con la rarità super rara. Allora, il suo attacco si chiama tentacolo e lancia appunto due tentacoli, come potete vedere dalla foto, che possono colpire due avversari e ritornano indietro. Ovviamente i tentacoli che ritornano indietro non si portano a seguire l'avversario, ma gli fanno solamente il danno quando lo colpiscono. Ma la cosa interessante di questo brawler, che mi ha fatto innamorare, è la sua super, che si chiama Bagno di Inchiostro. È un qualcosa di fantastico e super innovativo. Infatti Octavio lancia l'inchiostro a un nemico e, come potete vedere dall'immagine, va a coprire gran parte dello schermo per 3 o 5 secondi. Però la sua super non causa danno, va solamente a distrarre il nemico causando dei problemi di visibilità. E questa è una raffagella, raga, è un qualcosa di incredibile e ricorda molto Super Mario Kart. Anche l'abilità stellare è molto innovativa, è un concept che non abbiamo ancora in gioco. E visto che Octavio è un polpo, quindi un animale marino, al suo livello massimo, quindi a livello 10, una volta che avrà sbloccato la sua abilità stellare, avrà la possibilità di camminare sull'acqua. Quindi se sulla mappa ci sono blocchi di acqua, lui potrà passarci sopra. E come vi ho detto prima, è una meccanica molto interessante, visto che finora nessun brawler può passare sull'acqua, a parte la super di qualcuno come Beryl oppure Bull. Però io intendo proprio mentre cammina, lui può passare nell'acqua ed esce di nuovo fuori. Quindi può, tra virgolette, nascondersi contro alcuni brawler che ti fanno tantissimo danno nel corpo a corpo, come Rosa oppure il primo. E nel finale vi presento Bella. Sì, si chiama proprio così, Bella, ragazzuoli, che è anche il brawler che avete visto nel titolo e nella copertina. E ci sono due ipotesi su questo brawler che sta davvero spopolando tra i vari giocatori di Brawl Stars. Infatti c'è chi dice che sia un'infermiera, come potete vedere dalle immagini, quindi la mia ipotesi è che può danneggiare i nemici lanciando le siringhe infettate, e con la sua super può curare gli alleati. Quindi aggiungeremo un altro brawler terapeuta oltre a Pocho e a Pam, e questa qui è un'idea davvero pazzesca. Mentre, come potete vedere da quest'immagine, ci sono ancora altre teorie, quindi da infermiera passa a ballerina. E si dice che sia la sorella di Piper, infatti c'è una certa somiglianza con i capelli biondi, eccetera. Con le meccaniche molto simili a quelle di Bibi, solo che al posto di utilizzare la mazza da baseball, calcia i nemici con le sue scarpe appuntite e li va a respingere. Avrà meno vita di Bibi, però grazie alle sue scarpe, come potete vedere dall'immagine, farà più danno di Bibi. Questa qui sarebbe molto interessante, e consideriamo che Bibi può respingere il nemico solamente con il suo primo attacco una volta che si è ricaricata la barra, mentre lei ogni attacco che fa, quindi avrà 3 attacchi disponibili ogni volta, andrà ogni volta a respingere il nemico causando davvero tantissimi problemi. Quindi questa qui può essere definita anche come supporter in Arraffa Gemme. Quando ti vuoi allontanare dal nemico, lo attacchi, lo respingi e continui a scappare.
Quindi ragazzuoli, questo video si conclude qui. Io spero tantissimo che vi sia piaciuto. Superiamo gli 8000 mi piace per questa rubrica che esce più o meno ogni 2 settimane. Vi sta piacendo davvero tantissimo. Iscrivetevi, abilitate la campanellina per vedere i video prima di tutti quanti. Io vi aspetto mercoledì alle ore 15 con la storia di Pam. E qui da Casotan è tutto. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!